Buonasera contadini, come state? Allora, si parte con il nostro terzo video, eh? Aspettiamo che arrivi qualcuno e poi andiamo a ripassare un po' la pacciamatura e a fare la prima semina. Ieri abbiamo già visto qualcosina, eh? Oggi andiamo proprio nel dettaglio. E, già vedo due che si collegano, fantastico, vediamo un po'. Già tre... piano ci si butta online, 4, ci siamo, perfetto. Allora adesso partiamo. Fausta, ciao, fantastico averti in diretta. Rita, grandissimi, tanta gente. Hola, ciao Rita. Quindi io direi che partiamo, siamo già in diversi, mi sentite bene? Datemi un po' un feedback nei commenti se si sente bene, se è tutto a posto. C'ho il microfonino appicciato qui, vediamo un po' che sia tutto a posto. Anzi no, il microfonino va messo, vediamo un attimo. Eccoci qua, spacciamatura, brava Rita, esatto, ciao Chiara, ottimo. Ora si sente meglio? Vediamo un po', avrete sentito un po' di... ecco qua, perfetto, benissimo. Ciao Aldo, che piacere, dall'Argentina ragazzi, dall'Argentina. Allora, facciamoci intanto un giro su quello che abbiamo fatto, eh? Ciao Giulia, sì, c'è un po' di vento oggi, c'è un po' di vento. Ora mi sono messo il microfono più vicino, vediamo un attimo... se si sente bene. Ho anche sistemato un po' di cose rispetto a ieri, speriamo di non avere gli stessi inconvenienti. Grandi nipotini, storia alle 4:30, ma certo Rita, alle 4:30 ci si collega, fantastico, mi fa un enorme piacere sta cosa. Ho visto dei bimbi ieri che hanno cominciato a far l'orto, i figli di Massimo hanno già messo in pratica, quindi questi pomeriggi li dedichiamo proprio a queste robe qua. Molto bene, giriamo la fotocamera, confermatemi se si sente ancora bene e andiamo a vedere quello che abbiamo fatto ieri. Abbiamo fatto, vedete qua, la pacciamatura. Come vi ho detto, facciamo l'orto sinergico, che sarà questo pezzettino, e facciamo l'orto tradizionale, che sarà questo. Quindi nel tradizionale si lavora la terra tutti gli anni, nel sinergico solo il primo anno. Abbiamo visto come abbiamo fatto. Matteo, che piacere! Fantastico ragazzi, abbiamo con noi un Santa Santorum degli orti online. Grande Matteo, un enorme piacere vederti qui. Quindi andiamo un attimo a vedere cosa abbiamo combinato. Anche Giacomo, grandissimo, che bello averti qui. Allora andiamo a vedere cosa abbiamo combinato ieri con la pacciamatura. Quindi facciamo un po' di semina qui sul sinergico e un po' di semina sul tradizionale. Abbiamo detto che la pacciamatura è l'imitazione del bosco. È l'imitazione del bosco. Quindi nel bosco che cosa succede? Facciamo un ripassino. Abbiamo le foglie che cadono nei boschi di latifoglie e creano uno strato che non fa crescere le erbacce, che trattiene l'acqua, fa un po' da spugna, e tre che fertilizza, perché le foglie decomponendosi fertilizzano il terreno. E quindi noi che cosa facciamo? Facciamo la stessa cosa con l'orto sinergico. Ecco Massimo, fantastico, eccoci, perfetto. Col sinergico facciamo la stessa cosa. Quindi ecco spiegato il motivo per cui ho messo questa paglia che avete visto poco fa. Ora rigiriamo la fotocamera, ve la faccio rivedere e vi ridico che si può usare anche lo sfalcio del prato, si possono usare foglie secche, addirittura il cartone se non è stampato, se non ha troppo inchiostro, si può usare addirittura anche il cartone. Si possono usare trucioli di legno, attenzione che non siano di conifera, quindi di pino per esempio, perché poi abbiamo problemi di acidità, eccetera. Eccolo Matteo, anche Matteo, grande spettacolo. Quindi adesso rigiriamo la fotocamera e guardiamo un po'. Una pacciamatura che funzioni, in questo caso abbiamo usato la paglia. Vedete che ce n'è parecchia di paglia, anzi qua ce n'è ancora, forse ancora poca, vedete? Abbiamo uno stratino qui di qualche centimetro, invece ce ne va di più. Quindi adesso ne prendiamo ancora un po', mi seguite, andiamo qua dietro, eccola qua. Me l'ero procurata già prima di tutto questa confusione che è successa in questi giorni. La appoggiamo e ce la spargiamo bene bene. Alessandro, grande, Lucia, ma siete in tantissimi a collegarvi oggi. Un enorme piacere, veramente, bello vedere tanti nomi. Allora, adesso vedete che siamo arrivati sui 10 centimetri, circa. Anche il bosco, quando le fa, le cose le fa per bene. Non fa uno stratino di foglie, perché poi gli strati si accumulano un anno dopo l'altro e creano un bello strato.
E voi mi direte: Pietrino, ma come si fa a seminare ora? Andiamo a vedere come si fa. A questo punto rimettiamo sul cavalletto il nostro telefono, rigiriamo, così avete un po' una visione d'insieme di quello che sto combinando. Ciao Alessandro, grande ragazzi, c'è un sacco, abbiamo online imprenditori e youtuber, abbiamo un sacco di gente veramente importante e molto molto in gamba online, per cui è veramente un grandissimo onore. Allora aspettate un po', perché qui mi sembra abbiamo un problema di visualizzazione. Giriamo un attimo il telefono al contrario, in questo modo, e facciamo così, altrimenti vedete lo stabilizzatore invece di vedere l'orto. Perfetto, eccolo qua. A questo punto andiamo a capire come facciamo a seminare in questo bailamme che abbiamo creato con la facciamatura. Come vedete è tanta, come dire, è tanta roba, no? Come si fa a fare in modo che i semini spuntino di qua? Semplicemente dobbiamo aprirla nella fila che intendiamo creare. Quindi se il terreno lavorato comincia da qui, comincia da qui all'incirca. Quindi andiamo a crearci lo spazio, creiamo quello che vogliamo. Ora da queste parti c'è un terreno piuttosto argilloso, quindi difficilmente si riesce a fare un terreno proprio fine. Vedete? Allora oggi andiamo a mettere, vi anticipo già, andiamo a mettere delle bietole, poi domani faremo anche le consociazioni, quindi vi vado a dire anche come funzionano gli abbinamenti, magari qualcosa anticipiamo oggi, vediamo un po'. Ecco qua, come vedete ho creato una fila, ho scostato la paglia, apriamo la nostra bietolina, così vi faccio vedere anche i semi delle bietole che sono fatte. I bambini a scuola quando glieli faccio vedere rimangono sempre un po' di stucco. Guardate qua, sono, diciamo, sembrano dei sassolini. Eccoli qua. Quindi adesso andiamo a vedere un attimo, un po' vi faccio vedere da qui, poi avvicino la fotocamera, creiamo un solchettino. Si può fare anche con le mani, con le mani, con una zappetta, con un bastone, come vogliamo. A me piace toccare la terra con le mani, per cui... e andiamo a... Il movimento che si fa è questo, ora ve lo faccio vedere da vicino. Con il pollice andiamo a far cadere qualche semino di bietola, dopodiché ricopriamo. E a questo punto la paglia rimane dov'è, non la rimettiamo sopra. Quando le bietole saranno spuntate e saranno alte così, allora gli riavviciniamo la paglia in modo da proteggerle. Allora, diamo una bella visione da vicino di questa cosa, ok? Eccoci qua, dunque, muoviamo un po' tutte le nostre cose, giriamo la fotocamera, ecco qua, e vi faccio vedere. Come vedete la posizione della mano è questa, io ho i semi qua, la mano sta così e sgrana i semi facendoli cadere. Allora, rifacciamo un po' di solco, sempre con le mani, ora ho una mano occupata col telefono, per cui facciamo un po' quello che si può, così, dopodiché lasciamo cadere i semini in questo modo, eccoli qua, vedete? Quindi per la bietola ne mettiamo 2-3 ogni, diciamo, ogni 5-6 centimetri, all'incirca, insomma. In questo modo abbiamo una crescita, una crescita equilibrata, insomma, Quindi la bietola è una verdura da taglio, quindi una verdura verde. Sì, verdura verde, bella, l'ho detto, vero? Ciao Marco, stavo dicendo, ho visto te e mi è scappata una parola, la verdura verde, vero? Molto molto interessante, sì. Ecco qua, quindi andiamo a completare la fila. Ecco qua, allora sto già facendo qualcosa che non dovrei fare, che adesso vi spiego, Perché, ecco qua, uno dei principi dell'orto sinergico, oltre a fare la pacciamatura come avete visto, uno dei principi è non calpestare mai l'aiola che si sta coltivando. Non calpestare mai l'aiola che si sta coltivando. Perché nel bosco c'è qualcuno che pesta? Assolutamente no. Nel bosco il terreno rimane sempre
rimane sempre libero, non viene mai compattato, eh? Adesso ritorniamo a vedere il faccione col cappello, e vi spiego un po' di cose, perché facendo si perde anche facilmente il filo, eh? Eccoci qua, andiamo a spiegare un po' di cose riguardo quello che abbiamo fatto, riguardo quello che abbiamo fatto. Dunque, i principi dell'orticoltura ecologica e dell'agricoltura ecologica in generale sono tre. Il primo è aumentare la fertilità, il secondo è aumentare la biodiversità e il terzo è non usare chimica di sintesi. Possiamo fare il terzo solo e solamente se abbiamo fatto bene i primi due, ovvero prima di tutto io devo in ogni azione che faccio aumentare la fertilità, in ogni azione che faccio aumentare la biodiversità. Se faccio bene queste cose non mi servirà la chimica. Vedremo nei prossimi giorni come succede questo. Una cosa la possiamo già dire: aumentando la fertilità con la pacciamatura non abbiamo bisogno di fertilizzanti in maniera assoluta, ok? Quindi se noi anno dopo anno aggiungiamo materiale organico con la pacciamatura, noi avremo assolutamente zero bisogno di concime chimico, perché come fa il bosco, la sostanza organica ha le sostanze sufficienti a fertilizzare il terreno. E voilà. Stiamo aumentando anche la biodiversità, perché sotto la paglia poi si andranno ad annidare insetti, piccoli animali, un pochino di tutto. Quindi in questo modo creiamo un piccolo ecosistema sotto la paglia, che ci aiuta e ci facilita nella maniera più assoluta, anche perché le due cose si combinano. La fertilità aumenta se c'è biodiversità, perché gli insetti andranno a consumare, a degradare, ad aiutare la degradazione della sostanza organica, favorendo la velocità della fertilizzazione del terreno. Eccolo qua. E quindi diciamo un pochettino sono questi qua i principi. Andiamo a vedere magari adesso anche nell'orto tradizionale. Quindi nell'orto tradizionale è tutto relativamente più immediato, nel senso che quando noi andiamo a seminare facciamo la righina, seminiamo e lasciamo lì. Quindi non abbiamo da mettere la pacciamatura, poi da scostarla, eccetera, eccetera. Certamente poi avremo più lavoro a zappare le cosiddette erbacce, che in realtà non lo sono, ma quindi a togliere le erbe che danno fastidio in un orto tradizionale, eccetera, eccetera. Quindi se venite con me andiamo a vedere anche questo. Allora, eccoci qua, Massimo, eccolo. Io ho sempre pensato che gli insetti mangiassero i semini. Certo, alcuni insetti mangiano anche i semini, giustamente, ma assolutamente non tutti, e assolutamente possiamo andare in equilibrio con questa cosa qua. Per esempio, se noi ci rendiamo conto che abbiamo tante formiche che ci mangiano i semi, ci sono sistemi per tenerle lontane. Per esempio, uno dei sistemi è naturali, è spargere la cenere, oppure spargere il peperoncino attorno al nostro orto, e tanti altri ce ne sono. Magari dedichiamo sicuramente dedicheremo qualche puntata a come difendere il nostro orto, anche se già questa parola, più che difendere, a come mantenere in equilibrio il nostro orto. Un'altra nota sulla domanda che mi fa Massimo: ci sono alcuni insetti che mangiano i semini, ma per la maggior parte avere ricchezza di insetti nel nostro orto è un enorme vantaggio. Uno è quello che ho detto prima: aiutano a degradare la sostanza organica. Ci sono tanti insetti che sono predatori, quindi i ragni nell'orto sono i benvenuti, le coccinelle sono le benvenute, eccetera, perché mangiano proprio gli insetti che potrebbero farci danno. Ciao Mario, intanto, ciao Elena, ciao Maria, quanti siete? Fantastico, fantastico, vi siete alternati un pochino, ma c'è sempre qualcuno, bello. Allora, abbiamo ancora 2-3 minuti, perché poi dobbiamo andare a raccontare qualcosa ai bambini, facciamo delle altre dirette solo per loro. Andiamo a vedere appunto nell'orto tradizionale, quindi vediamo di fare un minimo di inquadratura come si deve. Eccolo qua, si vede il cavalletto, ci spostiamo in questo modo. Allora, vediamo un po' che si veda bene. Eccolo qua. Allora, qua invece la situazione è ancora, come vi dicevo, è un po' più immediata, perché non dobbiamo andare a crearci la fila. Ora qui non ho ancora finito di affinare, vi mostro, diciamo, in realtà l'avete anche già visto prima, ma è giusto per avere un'indicazione. Dunque, per andare dritti con le file, come abbiamo fatto, è buona norma prendere un palettino con un filo, ok, un paletto da una parte, un paletto dall'altra,
per tracciare la fila in maniera dritta. Però magari stavolta abbiamo panico, la diretta sta per finire, quindi utilizziamo questo, andiamo a creare un solchettino con la zappa. Detto 2-3 ogni 5 centimetri, diciamo, all'incirca. Dopodiché ricopriamo, poi dopo io finirò, quando abbiamo finito la diretta si ricopre. Okay. Quindi noi avremo avuto la nostra fila qua, e poi qua che cosa faremo, mi chiedete voi? Ci metteremo altre piante diverse dalla bietola, e qui toccheremo il tema delle consociazioni, ma questo lo facciamo domani. Intanto abbiamo ripassato la pacciamatura e abbiamo rivisto la semina. Giulia, ciao, ho già fatto il corso ma ripetita Juvent. Infatti la Giulia è venuta con noi a fare il corso d'orticoltura, mi fa piacere che ripetita Juvent, Giulia, fantastico. Molto bene, io direi che per oggi ci siamo quasi. Se avete qualche domanda sparate pure su queste due cose qua, e poi domani andiamo avanti con le consociazioni. Andiamo a seminare qualcos'altro accanto alle bietole che abbiamo messo oggi. Ciao Carlo, che piacere averti online, grande. E quindi scopriremo altre cose molto interessanti. Va bene? Allora, io vi ringrazio tutti di esserci stati. Vi rimando già a domani. Poi questo video lo condivido su tutte le nostre pagine, insomma, un pochettino dappertutto. Poi nei prossimi giorni vi racconto anche un po' meglio cosa stiamo combinando, Un abbraccio, starei con voi, guarda, mi fa veramente piacere vedervi online, starei con voi un altro quarto d'ora, ma devo andare, perché ci sono i bambini che ci aspettano. Ora andiamo in diretta a YouTube con una favola e poi in diretta a Facebook con la stessa favola, quindi avete la possibilità, se andate a vedere sul mio profilo, sulle pagine, ci sono i link per YouTube, e invece qui andiamo online. Leggiamo una favola e conosciamo una pianta, va buono? Ciao belli, a presto! Ciao!